C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magaze.it. Cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magaze.it. Da voce al cuore della Sicilia. www.magaze.it. Il quotidiano online dei Monti Sicani. C'è tanta voglia di riscatto nell'incontro della sesta giornata di campionato di promozione Girone A tra Gemini e Raffadali. Da un lato appunto i biancorossi devono rimediare la sconfitta riportata nello scontro diretto a Terrasini di domenica scorsa con l'obiettivo di non perdere le zone nobili della classifica. Dall'altra parte i verde e giallo devono rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro lo Strasatti. Figlia quest'ultima di un avvio davvero difficile per gli uomini allenati da Gaetano Longo. Giuffrida va a contrastare, buono, Giuffrida la mette al centro per Gaetano Zerbo, miracolo di Barbello. Ceruso prova a restituire la palla, Ceruso di destra, attenzione il Barbello, grandissimo il destro al volo di Ceruso. I tempi di esecuzione, Forcieri la mette al centro, attenzione per Caruso, miracolo ancora di Barbello che respinge con i piedi e si rifugia in calcio d'angolo quando i minuti di gioco sono 33. Tilara, attenzione, dà la palla a Ceruso, c'è Giuffrida lanciata a rete, Giuffrida, ottima la chiusura, Zerbo, ancora Barbello. Forcieri supera un avversario, tiro di Forcieri, Barbello ancora una volta respinge. Davvero positiva la prestazione difensiva del Raffadari, Ceruso la mette al centro per Zerbo di testa, sfiora il palo. Casalicchio di prima prova a servire Lombardo, palla che già va a finire tra i piedi del Gemini con Cusumano che prova a servire Tabasso che di prima intenzione calcia ma la palla va a finire sopra la traversa. Attenzione Ricco Buono la mette a centro, Sardina Tabasso ma pochissimi metri, si divora un gol già fatto. Ricco Buono la rimette al centro per Tabasso, Zerbo, attenzione Zerbo, siamo nel cuore dell'area, Zerbo di sinistro al lato. In aria tutte le torri, Ceruso la mette al centro, Zerbo, miracolo di Barbello sul colpo di testa di Cina, superlativa la respinta di Barbello, si gioca solo ad una porta, siamo di fronte a un evidente assedio, attenzione Zerbo di testa, ancora Barbello con le mani. Proprio in questo istante il signor Rotolo dice che può bastare, finisce 0-0 qui l'incontro tra Gemini e Raffadali. Mister, un buon Gemini e mancato il gol. Ma è mancato il gol, come dicevo prima, quando manca il gol manca la cosa importante, però c'è stata ancora una volta la determinazione, il gioco è stato, almeno per quanto mi riguarda, è stato molto buono, spettacolare a tratti, abbiamo creato tantissime palle gol, abbiamo trovato un portiere oggi strepitoso e ci abbiamo provato in tutti i modi, palla bassa, alta, un po' sui calcio d'angoli, però purtroppo il pallone non è entrato e dobbiamo amaramente prenderci questo punto. Ecco. Mister, ha qualcosa da rimproverare ai suoi ragazzi, forse un poco di imprecisione in fase realizzativa? No, io non ho niente da rimproverare ragazzi, io sono entrato dentro lo spogliatoio e gli ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, come anche i tifosi, avete visto voi, li hanno applauditi. Quando un giocatore, io sono convinto che quando un giocatore dà tutto, dà il massimo, e poi può essere o la bravura di un portiere o la sfortuna a non fare gol, non puoi rimproverare niente alla squadra. È chiaro che siamo amareggiati perché pareggiare in casa con una partita così, mentre gli altri magari si allontanano, fa un po' di dispiacere, però sono convinto che se noi giochiamo sempre in questa maniera è difficile che possiamo pareggiare altre partite. Ecco. Capitolo Coppa Italia, adesso mercoledì si gioca contro il ritorno contro il Montemaggiore, che partita sarà? No, noi è una partita che ce l'andiamo a giocare con tantissimo impegno, senza trascurare niente, perché noi alla Coppa Italia ci teniamo, ripeto, è un altro veicolo importante per la promozione. Partiamo con un vantaggio di 3-0, però non partiamo con la certezza di aver superato il turno, quindi andremo lì concentrati nel rispetto del Montemaggiore, perché qua mi ha fatto un'ottima impressione e io metterò in campo sempre la migliore formazione, questo senza dubbio. Siamo con Beppe Di Franco, ex giocatore del Camarat, Di Franco un pareggio importantissimo contro il San Giovanni Gemini. Un pareggio importante ma diciamo, possiamo dirlo, rubato, un po' di fortuna, la bravura del nostro portiere ci ha dato una mano oggi perché il San Giovanni meritava la vittoria, però nel calcio si sa, vince chi mette la palla dentro, loro non ci sono riusciti e questo punto ci dà molto morale. Appunto, parliamo del principale protagonista di questa partita, Barbello, una prestazione superlativa. Sì, Matteo di solito negli allenamenti lo sfottiamo, lo prendiamo in giro, però sappiamo che è un grande portiere, oggi l'ha dimostrato.
Speriamo che nelle altre partite che dovranno venire non sarà impegnato così tanto, perché credo che è impossibile ripetere una prestazione del genere. Due parole anche sul Camarat, il Camarat che continua a far bene in piena zona playoff. Cosa ha fatto oggi? Ha perso 3-2. Ho capito. Comunque io sono sempre attaccato a Camarat, gli faccio sempre i miei migliori auguri. È un gruppo eccezionale, sta facendo dei risultati ottimi anno dopo anno, spero che quest'anno continuino.